Il dramma di una bimba veneziana di 2 anni colpita da una malattia rarissima veniva curata con una terapia sperimentale a base di cellule staminali finché un tribunale ha detto basta. Alessandro Ungaretti. Era come paralizzata, poi ha cominciato a muovere le braccia, le mani, le gambe. Una bambina di Mestre che oggi ha 2 anni, malata senza rimedio di atrofia muscolare e spinale. È curata prima all'ospedale Burlo Garofalo di Trieste, poi a quello di Brescia con le cellule staminali adulte. Il primo intervento del genere in Europa ha scatenato però una battaglia legale, medica ed etica. Erano disperati i genitori della piccola. Vostra figlia è condannata, dicevano i sanitari, non supererà i 18 mesi di vita. Poi, quello che era sembrato un miracolo, grazie alle cure del dottor Marino Andolina, alla Onlus Stamina Foundation e a quelle iniezioni di cellule prelevate dal midollo osseo della madre. La terapia era riuscita a bloccare il processo degenerativo. Il corpicino, prima immobile, si era rimesso in moto. Un sogno spezzato. Dopo la presa di distanza dell'ospedale di Trieste è arrivato l'intervento della procura di Torino. Quella modalità di trattamento delle staminali è fuori legge. Il medico e la Onlus sono finiti sotto inchiesta. Così, ormai da maggio, la piccola non riceve più le cellule, che restano dunque inutilizzate. Le sue condizioni sono già di molto peggiorate. La speranza adesso è affidata al ricorso presentato dai genitori. Nei prossimi giorni un altro giudice dovrà stabilire se la terapia deve ricominciare. Non è solo la piccola veneziana ad attendere. Altri 13 pazienti hanno sperimentato con buoni risultati la nuova cura. Ha detto il padre della bambina, è come essere nel deserto, avere l'acqua a portata di mano e trovarsi davanti qualcuno che ti impedisce di bere.